Ciao ragazzi, voglio aprire questa nuova rubrica, Chiacchiere da bar, dove parleremo in maniera disinteressata di alcuni temi dove spesso c'è un forte disaccordo, però in maniera molto più sciolta, quindi io non starò qua oggi ad insegnarvi nulla, ragioneremo, non starò a criticare i tiktokiani, i reelsiani, ma apriremo dei temi di volta in volta differenti, potete anche proporli voi, spero che si instaurino delle discussioni interessanti nei commenti come spesso mi piace fare, e ovviamente io porterò ragazzi la mia tesi e cercherò tutti i modi di farla valere, ok? Quindi vi do la mia visione su un certo punto di vista, ma come se fosse una chiacchierata da bar amichevole. Il tema di oggi è: col calisthenics non si fa massa, cioè perché nella maggior parte dei casi i calistenici sono secchi, anche a livelli alti, e qua indipendentemente dal livello, chi fa skill, chi fa quindi le planche, i front lever verticali, spesso ha una tipologia di fisico secco, si fa difficoltà a trovare dei calistenici forti o deboli che superino i 75 kg, spesso hanno un corpo molto definito, sì, però con masse molto piccole, eppure gli esercizi sono di notevole difficoltà, chiunque li ha provati sa che lo sforzo fisico è davvero immenso, di conseguenza vuol dire che il carico percepito perlomeno è alto, però non si sviluppa massa muscolare nella stragrande maggioranza dei casi. Poi ci sono le eccezioni che confermano la regola, io mi ritengo una di quelle, in quanto quando allenavo solamente skill, che ero un puritano, ero scemo, aumentavo di massa muscolare molto anche, cioè io quando iniziai ad allenarmi, che contemporaneamente avevo iniziato insieme ad alcuni miei amici, Franco e altri che non ho neanche mai portato nel canale, io mi sono visto quadruplicare rispetto a loro, cioè proprio la parte superiore del corpo, spalle, bicipiti, allenando le planche, il front lever, soprattutto anche il dorsale, sono diventati giganti, cioè avevo il colpetto ovviamente in estrema carenza, perché lavorando sempre in protrazione, sempre in chiusura, il pettorale è rimasto indietro. Voi anche che magari già di genetica io non abbia una predisposizione a crescere sul petto, che poi ovviamente sto colmando alla grande con tutte le implementazioni con i pesi, però ho notato un notevole sviluppo della massa allenando solamente le skill. Questo come mai? Allora, il ragionamento, che poi è molto logico in realtà, però voglio farvi arrivare poi a un punto, voglio arrivare a un punto conclusivo e trarre di conseguenza tanti spunti che purtroppo ancora vedo cementificati nel senso negativo. Il carico è il nostro corpo, ok? Cioè nelle skill noi solleviamo il nostro corpo ed è questo il fulcro di tutto. Se il nostro corpo ha una determinata predisposizione di leve che sono magari più favorevoli con le braccia lunghe, quindi siamo favorevoli a fare una plancia, abbiamo le gambe estremamente secche che pesano poco, quindi il carico da sollevare è piccolo, anche se l'estrema difficoltà di concludere una skill, perché c'è tutto un apprendimento tecnico, tutto anche una doverosa preparazione di condizionamento, non è che se io peso poco e di conseguenza alzo poco carico, allora posso andare allo sbaraglio. No, perché comunque sia, anche se il carico è poco, sono movimenti estremamente complessi, dove l'articolazione è a rischio, i muscoli non sono pronti per fare quel movimento, perché non sono fisiologici. Lo so che mo arrivano anche i Claudio, così con gli occhialini, a dirmi, innanzitutto, ecco, la premessa che fanno: Cristian, ma tu parli di massa muscolare sul calisthenics, il calisthenics è uno sport di prestazione, ancora oggi che parliamo di questi temi, i Claudio, no? Quelli con gli occhialini. Allora, questa è la controargomentazione che più mi sta sul cazzo ogni volta che si tira fuori il parallelismo calisthenics e massa muscolare. Deve arrivare Paolo, Claudio a ripetere questa tarantella. Allora, certo, sicuramente il calisthenics non ha come finalità ultima, il calisthenics, quello di crescere con la massa muscolare. Poi in realtà si è iniziato con quell'intento, però vabbè, facciamo finta che adesso si è evoluto in quel modo. La realtà dei fatti, però, proprio la realtà, lavorando nel settore da anni con centinaia di ragazzi e ricevendo ogni giorno richieste al mio coaching, che ormai non posso più accettare tutti, però mi arrivano, compilano il modulo e c'è scritto nella sezione obiettivi quello che gli interessa fare, vi dico, nella stragrande maggioranza di quelli che mi contattano per le skill, abbinato, o dopo vorrei aumentare il mio livello di forza nelle skill, scrivono anche migliorare l'aspetto fisico, migliorare la componente estetica, comprese le gambe. Sarà che a me mi contatta un pubblico da me selezionato, ovvero un pubblico che vuole una clientela, che vuole allenarsi in maniera completa e che non ambisca a essere puritano delle skill. Ho ragazzi che sono agonisti, che anche ragazze che sono agoniste, che sono in preparazione di gare, e in quel determinato caso
Certi vogliono allenare anche le gambe, però il focus sulle skill ovviamente hanno uno spazio quasi totalitario, perché sono ad un livello tale da poterselo permettere, perché le skill ovviamente non dovranno, come ben sapete, mai essere, mai avere una parte, una percentuale gigante nella scheda se siamo dei novizi. Ma anche se siamo a livelli alti, l'allenamento base ci deve essere, non è che ci deve, no, ma l'allenamento base, Claudio, cosa dire, l'allenamento base ci deve essere, no, ci deve essere, cioè è maiuscolo il deve, eh? Sì, ci deve essere, no, ci deve essere, punto, ok? Proprio perché ci serve, uno, a condizionare, due, a costruire massa che poi ci serve per concludere le skill, e soprattutto perché fare skill tutti i giorni, tutto il giorno, a volumi altissimi, questa è la strada giusta per andare dal fisioterapista. Cioè, già se facciamo le cose fatte bene il rischio è alto, in più se bombardiamo di... è inutile! Fate che come feedback molte volte ricevo: Christian, guarda, mi hai calato il lavoro sulla planche rispetto a come lo allenavo prima, che facevo tutti i giorni planche. Certo, lo faccio allenare tutti i giorni, ma con molto poco volume certe volte, e mi dicono: guarda, pur allenandola meno sto migliorando di più. Perché? Perché questo ci fa capire che non è il fare tutto troppo, così buttare a caso esercizi su esercizi, se no capite bene che potremmo inserire tutti gli esercizi esistenti che conosciamo tutti i giorni e miglioriamo. No, non funziona così. Molte volte andando per sottrazione, quindi risparmiando energie, risparmiando fatica che si va ad accumulare, e poi i movimenti diventano sempre più difficili, e entriamo in quelli, nei famosi stalli, dove uno, molte volte la gente si perde negli stalli, rimane lì ferma proprio per mesi e mesi perché non sa di essere in stallo, non sa che gli basterebbe fare uno scarico, ripartire con una progressione da un punto più basso e risalire, quindi ricostruire delle basi solide, e il miglioramento arriva. Cioè, molti non lo sanno, ma giustamente non è, altrimenti non esisterebbero le figure professionali. Torniamo al punto, mi sono un po', vedete, le chiacchiere da bar funzionano anche così, ci disperdiamo. Io voglio aprire questa rubrica, so che la seguiranno probabilmente in pochi, però mi piace dover fare questa cosa. Ecco, perché alcuni crescono di massa muscolare e alcuni no? Più o meno penso di aver già risposto. Dipende dal carico. Se il nostro corpo è, fate che è come un bilanciere il nostro corpo, se è un bilanciere scarico, quindi pesiamo poco, abbiamo delle leve estremamente favorevoli per concludere le skill, anche quando arriviamo a skill complesse, il carico che stiamo sollevando non è abbastanza per poter far crescere muscolo semplicemente. Cioè, un po' di muscolo è ovvio che sarà cresciuto, ma non quanto vorremmo, ed è per questo che subentra il lavoro base, è per questo che dobbiamo, se vogliamo ovviamente, implementare dei lavori di base. Questo oltre che servire, non funzionali alle skill, eh? Cioè io parlo fine a se stessi, cioè proprio massa non funzionale alle skill, massa per l'estetica. Ma Cristian, ma chi se ne frega, ma i calistenici non dovrebbero pensare a questo, ed è qua che casca l'asino. Allora, il ragionamento che io vorrei provare a farvi fare, perché poi io odio profondamente chi cerca di mettere questi cazzo di paletti stupidi: se fai calisthenics devi solo fare calisthenics perché altrimenti no, che schifo i pesi così, ma state male, ma prendete l'allenamento come qualcosa di più bello, come una cura per il vostro corpo, come un mezzo per raggiungere i vostri fini, i vostri obiettivi, che siano estetici, di forza, di massa, di stare bene, di divertirsi soprattutto. Se voi dovete andare con questa rogna, a parte che diventate haters, io sono convinto che molti haters del calisthenics siano così per questo motivo, perché hanno questo conflitto, questo malessere interno, che vorrebbero fare anche altro, ma no, faccio calisthenics, c'ho il mio gruppetto di allenamento, no, poi mi vedono magari che faccio altro, mi pigliano per il culo. Si fa per dire, però c'è molto questo peso, no? Bisogna cercare di tornare a fare i movimenti che si facevano una volta. No! Se non si fanno più, c'è un motivo! Mannaggia! No? Oppure no, no? Molte cose sono uno spreco di tempo, sono degli esercizi ultra complicati, dove ti vai a ingarbugliare movimenti alla sbarra, tutto, che potresti, con un risultato maggiore, fare semplicemente con un manubrio. Ok? Cioè, questo è il discorso. Un conto se uno non ha disponibilità, ma se lo fai perché sei impuntato, è un errore ai tuoi fini, ok? Se il fine è crescere anche di massa muscolare, fare calisthenics per crescere di massa, potresti fare entrambe le cose con molti più risultati. E qua arriviamo al discorso agonismo. Sicuramente c'è chi vuole puntare solo sull'agonismo, però ci sono molte, e sono la stragrande maggioranza delle persone, che non vogliono puntare solo sull'agonismo delle skill, ma lo fanno perché vogliono raggiungere le skill e basta, per puro piacere. Ecco, in tal caso ed anche nel caso degli agonisti, io vorrei provare a farvi ragionare. Il calisthenics, purtroppo, vorrei che lo fosse, ma purtroppo, non è il calcio, ok? Cioè, non è il calcio, non è il basket, non è l'NBA.
Quindi c'è da mettere sul piatto della bilancia, c'è da soppesare le priorità. Molte persone erroneamente, e qua è uno spreco di tempo gigantesco che prima o poi arriveranno a patto con la realtà, a parte alcuni ovviamente, credono che sia un buon investimento perché diventando forti nel calisthenics riceveranno lavoro in termini di coaching, riceveranno numeri sui social, riceveranno tutte queste robe che qualche anno fa è vero, i più forti sono diventati molto conosciuti, i più forti hanno tratto lavoro da questa cosa. Non è più così, ragazzi, non è più così, ormai è troppo inflazionato il tutto, cioè non sei una full planche, non gliene frega niente a nessuno, sei un maltese, non gliene frega niente a nessuno, non è questo che ti porterà a qualcosa. E non vivi da atleta nel calisthenics, vivi con i numeri dei social, che non ti costruisci più da atleta, non più, prima sì, adesso no. A me ovvio che c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, quindi è questo il punto. Se lo fate per questo motivo, e quindi già non è più un allenarsi per piacere, ma va bene, ok, va bene, pensate magari di soddisfare anche le vostre esigenze, quindi di non fissarvi in quel modo, potete aprire gli orizzonti, crescere di massa muscolare per diventare più estetici se quello che volete fare e lo volete fare, nella maggior parte dei casi, chi dice no, io voglio rimanere secco, chi è che lo dice? Fatemi capire, no? Anche perché poi si cerca di creare questa divisione, quasi come se il calisthenics fosse, non so, il tennis o la pallavolo, cioè non è un qualcosa di così distante dal bodybuilding, no, mo si offendono, il bodybuilding che schifo, vedi lì in sala pesi che si mettono a fare le verticali vicino a gente che fa i manubri, cioè come una sorta di ribellione. Voi calistenici, io non mi ci rientro in questo recinto, ovviamente io non faccio parte di nessun recinto, non sono un powerlifter, non sono uno street lifter, non sono un calistenico, alleno quello che mi piace, cerco di essere forte in tutte le cose che mi piacciono, che sono, ne ho già parlato, gli esercizi fondamentali, quelli che reputo, perché mi voglio trovare in ogni situazione che so praticare tutto. Voglio essere forte in panca, voglio essere forte in squat, voglio essere forte in planche, voglio avere questo grado di conoscenza che non è selettivo. Non diventerò il campione mondiale di planche, ovviamente, ma non è neanche quello che voglio ambire. Cioè, capite? Quindi dipende dalle priorità, ok? E non basta quindi il calisthenics skill per diventare grossi. Questo è il succo. Questo è il succo. Quindi questo è il motivo per cui vedete magari gente forte, gente estremamente forte che è secca, e gente estremamente forte che è grossa. Dovete vedere la loro struttura fisica, capire anche perché magari chi è grosso in realtà i pesi li fa, ok? Ma non è solo una questione di pesi, è anche una questione di allenamento base, cioè abbinare delle basi zavorrate, degli esercizi, comunque sia, con altri tipi di metodologie che non siano solo finalizzati a costruire forza, condizionamento per le skill, ma che siano anche semplicemente funzionali al corpo, molto banalmente, con cui ci conviviamo, è un altro tipo di discorso. Ok? Porta altri tipi di benefici. Quindi questo non è per dire dovete fare così, questo è per farvi aprire gli orizzonti. Si può, c'è questa strada, potete anche fare così, e dovete voi ragionare, perché ragazzi, non è una roba così, a mio avviso, da prendere alla leggera, cioè uno deve sapere quello che vuole, è un investimento di tempo. Vi ritrovate, se no, tra qualche anno, che avete investito anni per raggiungere delle cose di cui poi scoprite non ve ne frega niente, solamente perché nei social van di moda, cioè questo è grave. Per me non basatevi sulle mode di quello che trovate in giro, fate quello che vi piace e cercate, se volete fare numeri sui social, di portare, cioè, io faccio così, io faccio esattamente, io lo so che potrei fare più numeri magari, oppure pari numeri, però potrei avere un altro tipo di percorso facendo il puritano in qualche modo. Io cerco di diffondere la mia filosofia d'allenamento, ed è quello che, siccome l'allenamento è estremamente personale, reputo che sia interessante, sia costruttivo fare questo tipo di ragionamento per ogni persona. Ognuno porta una sua visione, poi ci si confronta in gara, se si gareggia. Chi non gareggia dovrebbe ancora di più concentrarsi solo su quello che sono le sue vocazioni, le sue ambizioni. Questo, ragazzi, niente, il discorso, questa è la chiacchierata da bar che volevo fare oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate. So che i Claudiani, molte persone, Giuseppe sarà in disaccordo, ma va bene, ci sta così. Spero di non aver offeso, insultato nessuno, ovviamente, i termini secco, gambe secche, dobbiamo parlare di qualcosa, no? Sono temi oggettivi, cioè non è che dobbiamo nascosterci dietro un dito, no? La fisicità, so che c'è il body positive, però ragazzi, dai, cercate di capire, dai, fate i bravi, non c'è nessun tipo di malizia in tutto quello che ho detto, sono pensieri sinceri, onesti, gettati a voi. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao!